No, che lo stai raccontando? Là. Sì, sì, lo racconto. Sei sicuro? Sì, sì, questa no, la racconto. No, raga, no. Non è vero che non è venuto nessuno. Sono venuti. Sono venuti, sì, scherzetto. Per fortuna. Per chi ci segue da tanto tempo sa che nei compleanni passati abbiamo avuto un po' di problemi nelle partecipazioni degli amichetti, sia di Tommaso che di Lavinia. Lavinia quest'anno non è venuto nessuno, eh. No, dai, quindi, un bambino c'era. Un bambino, piccoletto. Il santo piccoletto che è venuto, il resto zero. E invece di Tommaso quest'anno, per fortuna, abbiamo avuto una grande partecipazione. Quindi siamo qua proprio per parlarvi di come è andato il compleanno di Tommy. Non abbiamo vloggato durante poco, il compleanno. Poco. Qualcosa sì. Qualche video ci abbiamo, però non è che abbiamo fatto il vlog al compleanno, no, no, perché ci siamo goduti quella mattinata insieme a lui, insieme agli amichetti, ai parenti, insomma. Buongiorno, la mia che si è appena svegliata e adesso andrà a vedere in anteprima la torta di Tommaso. Tieni il segreto, eh. Non dire niente, okay. Là. Tommy la vede solo dopo, eh. Un po'. Fatta mamma, eh. Chi è? Mamma. Ermione. Ermione. Che ammazza, che bella. Che Toto. Ti sei superata sto giro. Toto. Bella, facile. Bella. Toto. Come facile, mamma. Ammazza. Toto, mamma. Ma che bella. Toto, speriamo mamma. Sia buona. Complimenti, una super mamma. Grazie, amore. Attenzione. 3, 4. Festeggiato, sei carico per la festa? Secondo te la torta di chi è? A forma di chi? A forma di chi? Di Sasha. Toto che dice? Di Harry. Di Harry, chi lo sa? Chi lo sa? Lo scopriremo tra poco. Ci siamo. Pronti. Il compleanno di Tommy. Pronti? Tommy, carico. Poi abbiamo caricato tutto sulla macchina di mia madre, che per quest'anno è arrivata precisa, spaccata alle 9, come l'avevamo chiesto. Brava Adriana. Piccola nota, io sono super soddisfatta della torta, più ci penso, più non vedo l'ora che Tommaso la veda, perché mi sa che impazzirà. Sarà davvero emozionante e spero che vada tutto bene, che il cibo sia abbastanza, perché questa è proprio tre la, menù mia, festa abbiamo la preso. Mia angoscia sempre, perché quest'anno siamo di più e io non so regolarmi, però ho preso appunto tre menù festa, un sacco di patatine, robe varie, speriamo bene. Eccola la sorella del festeggiato, elegantissima, col cappottino. Lala, andiamo! Oh. Boom! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Vi raccontiamo un po', un video vecchio stile, chiacchieriamo. Chiacchierata, dai, mettetevi seduti anche voi. Comodi, lo sapete che noi siamo chiacchieroni. E partiamo dalla cosa più bella della festa, la torta. Perché Fefessi è superata, no, diciamolo, quest'anno facile, è superata. Facile, ho fatto facile. Rispetto al Pikachu che gli cascava l'occhio dell'anno scorso. Però era ambiziosa quella del Pikachu, bella, sì, sì, era bella, molto sì. ambiziosa. Però quest'anno, dai, sei stata molto brava e mi hai stupito. Devo dire che mi hai stupito sì molto. Perché tu non hai visto niente, no, niente, non hai saputo niente fino a quando io non l'ho fatta. Direi e l'hai come trovata al solito, sulle torte. No dai, quella del Pikachu te l'avevo detto come la stavo facendo, sì, quello sì, che volevo fare. Stavolta invece ho tenuto proprio il segreto, ma anche perché vi dico una cosa, io fino all'ultimo secondo non sapevo bene come fare la torta. Volevo fare con lo zucchero, la pasta di zucchero, fare proprio i personaggi costruiti di Harry Potter. Volevo fare ambizioso. La sagoma del castello di Hogwarts. Ambizioso. Insomma, volevo fare veramente troppe cose. E poi mi sono resa conto che non avevo tempo, come al solito, ma soprattutto non mannava, posso dire la verità, di fare cose di pasta di zucchero che poi magari mi venivano pure male. E quindi ho detto, vado di sfoglia, come si chiama, ostia, stampata.
Ho fatto così, sono andata in un posto che fa tutte cose per le feste e ho dato loro un file e mi hanno stampato la foto di Harry Potter. Però sei stata anche brava a stenderla, la torta era buona. Sì, la torta era buona, ecco, questo sì, diciamolo. Anche Pikachu era buono però, eh. Sì, anche Pikachu, cioè, era buono, sono sfragnato. Sciolto. Di questa torta ho apprezzato molto la crema con tutta la frutta dentro, perché ho messo non solo le fragole, ma ho messo tutta frutta dentro, proprio lamponi, more, di tutto e di più. Per chi ci segue da poco, noi facciamo le torte con la frutta, senza zuccheri, per i bimbi. Anche il pan di Spagna era senza zucchero, come al solito, sempre la mia solita ricetta. Sono torte testate per i bimbi. Quest'anno ho aggiunto questi marshmallow azzurri tutti intorno a ricordare un po' il cielo di Hogwarts. Anche lì dovevo fare con la sacca poche delle onde per ricordare un po' le nuvole, il mare, azzurro. Alla fine ho detto, senti, ma il marshmallow è carino. Ai bambini è piaciuto un sacco, Anche se la scritta Tommaso nel viaggio in macchina è crollata e si è portata via tutte queste palline, sì, che erano attaccate. Però scoppiato un palloncino. Oddio, quello di Twitch. Un segnale. Ma toh, che angoscia. Quindi sono crollate tutte nella disperazione di Fefe. No, un altro anno con la torta distrutta, no, non ce la potevo fare. Poi venivano un sacco di persone, cioè non potevo presentarmi con la torta disperata. Stavolta. Ho messo all'aria a appiccicarli e hanno retto. La prossima volta la pasta di zucchero non la compro neanche. Anche se ho fatto dei biscotti perfetti. È vero, perché? Anche l'anno scorso. Abbiamo fatto. Quest'anno erano perfetti. Abbiamo. Nel senso, noi due, io col supporto, diciamo, emotivo, certo, questi biscotti da dare ai bimbi a fine festa, no? Sì, dei cerchietti con gli occhiali di Harry Potter fatto tutto in pasta di zucchero con la saetta. In realtà poi doveva essere solo così semplice, ma mi sono resa conto che era un po' troppo semplice, cioè mi sembrava un po' tristarello, e quindi ho aggiunto a ogni biscotto una bella sciarpetta di Hogwarts, di Grifondoro ovviamente, come Harry Potter. E in aggiunta a questo biscotto c'era una penna a forma di scopa o a forma di bacchetta, a seconda di quello che decidevano i bambini. Le bacchette ovviamente sono andate a ruba subito, e poi c'era anche carine, un tatuaggio della saetta da farsi, sì, in fronte per questi i erano i regalini da dare a fine festa per fine i partecipanti festa del compleanno, che devo dire hanno apprezzato tutti quanti. Sì, tutti hanno apprezzato, è stato molto carino. Infatti vi diciamo anche che il tema della festa era Harry Potter, ma è ovvio, oltre alla torta e i biscotti hanno tutto visto, l'allestimento era tema Harry Potter e Fefe si è occupata di tutto, quindi bravissimo amore, sempre. Grazie, ma mi diverto tanto. No, ma Alessandro che ha fatto? Alessandro mangia. Alessandro no, io sono gioca, poco creativo. Sono gioca poco con creativo i bambini. Questo, no, tu sei creativo in altre cose, in altri ambiti. Che cosa? Beh, nei video. Poi? Nei giochi che fai. Poi? Negli acquisti. Ah, ok, ok. Sei creativo. In qualcosa sono creativo anch'io. No, sei creativo, sei creativo. Ma sugli allestimenti delle feste, vi dico la verità, non ho fantasia. A me invece piace. Fede è bravissima. Mi piace tantissimo. Poi ovviamente magari ti ho accompagnata a prendere una cosa, quello sì. Beh, però poi hai la pure creazione, scaricato tutta la macchina, le cose che avevamo comprato, la roba. Sono stato creativo. Però in queste cose no, non sono bravissimo. Però ho lasciato fare tutto bene, Devo dire che quest'anno sono proprio soddisfatta, perché poi abbiamo allestito. In realtà ci sono degli invitati che quest'anno sono arrivati anche in orario, cosa che a noi ha scioccato, perché di solito arrivano sempre almeno un'ora dopo. Però perché facciamo la festa di mattina. Avvisato tutti, venite in orario. Sì, perché di solito invece, non lo so, arrivano sempre tanto tardi, forse perché li facciamo di mattina. Ci sta, perché la festa è la mattina alle 10. Ci sta che magari uno di domenica vuole dormire. C'hanno ragione pure. Un po' tardi. Comunque fatto sta che invece noi stavamo ancora ad allestire quando sono arrivati i primi invitati, ma non, poco importa, perché loro sono andati a giocare i bimbi e sì, noi subito abbiamo finito di sistemare le cose. Sono contentissima del fondale che ho preso di Harry Potter, che era incluso in uno dei pacchetti che avevo preso proprio con i palloncini, le scritte varie. Vi metto tutto qua sotto nei nostri consigli per gli acquisti di Amazon, così se volete pure voi fare una festa a tema Harry Potter o sorprendere qualcuno, grande o piccino, che è innamorato di Harry, trovate tutto qui. E il prezzo era anche ottimo, perché mi pare fondale, scritte, palloncini, robe varie, 19 euro, quindi insomma più che abbordabile. La faccia di Tommaso quando poi ha visto tutto quanto sistemato è stato davvero impagabile, è rimasto di nuovo a bocca aperta, come l'avete visto per la macchina quando l'ha trovata
arrivata qui in salone la mattina, stessa cosa, si è guardata e ha fatto mamma. E il tema della festa l'ha scelto lui, bello. Certo, infatti una settimana prima, no, Tartarughe Ninja, no, Harry Potter. No, perché poi lui per me Sonic, quindi io nella mia testa già mi ero preparata, famo Sonic e basta. Che per carità non è che non mi piaccia, però facciamo Sonic. E invece se ne esce quando poi gli ho chiesto che dobbiamo fare per questa torta, ed era il compleanno di Lavinia, quindi gennaio, e ha iniziato con Harry Potter, poi, alla fine Harry Potter. La settimana prima Tartarughe Ninja, perché quest'anno io avevo comprato tutto con largo anticipo. Anche quest'anno abbiamo scelto lo stesso posto dell'anno scorso di Tommy e del compleanno di Lavi, ci troviamo davvero molto bene, cioè, i bambini lo conoscono. È pulito. Ormai tutti lo conoscono, è pulito. Ci sono al massimo due feste, non entrano persone da fuori, nel senso che non ci sono gli accessi giornalieri che i bambini possono entrare e giocare. No, è soltanto per chi è invitato alla festa. Bene o male i bimbi li vedi da ogni angolo, perché appunto si vedono bene, anche se stai nella parte dove si mangia riesci a vedere tutti quanti, quindi non è dispersivo. Ci piace molto, e anche come prezzo è comunque abbordabile. Sì, perché diciamo, ci sono dei prezzi per delle sale allucinanti. Nei prezzi qua intorno dove abitiamo noi è comunque un prezzo eccellente, anzi forse è il più basso che abbiamo trovato. Sì, ovviamente con le strutture per far giocare i bimbi gonfiabili, ma magari solo una sala può costare di meno, no, però magari là devi prendere una persona che fa animazione, quindi certo, il prezzo della sala si sposta su pagare un ragazzo che fa animazione. Perché noi non ce l'aspettavamo effettivamente che i costi fossero poi così alti per prenotare una sala, ma sono veramente tanto alti. Vabbè, comunque fatto sta che noi ci troviamo bene là, continuiamo ad andare là finché a loro piacerà, ovviamente. Esatto. Però quanto si sono divertiti e quanto si divertono ogni volta che andiamo in questi posti, appunto, e soprattutto in quello lì dove fanno il compleanno loro. Cioè, devo dire che Tommy proprio dagli occhi trasmetteva tutta l'emozione e la felicità di avere i suoi compagni, la famiglia, i cugini, tutti quanti là per festeggiare lui, e soprattutto non l'abbiamo mai visto, cioè non è mai venuto al buffet, ogni tanto c'era solo una acqua, cioè proprio acqua, rifornimento, beveva e poi ripartiva. La cosa bella che mi è piaciuto, che lascio per il Tommaso del futuro, è che ogni amichetto che veniva, nonostante lui stesse giocando dall'altra parte della sala, io lo avvisavo e lui veniva a salutarlo. Vero. E c'è una scena divertente perché c'è tutto, è arrivata questa ragazza. Questa bambina, no, che lo stai raccontando? Là. Sì, lo racconto. Sei sicuro? Sì, questa la racconto. No. Raga, no, che aneddoto. È arrivata questa bambina con il papà. Ma ciao, piacere. Poi io non li conosco i genitori, che va sempre Fede a portarli. Mi sa che pure il padre, però. Vabbè, ho detto, Tommy, vieni, c'è un'amichetta tua. Allora lui è venuto, stava là, e facevo, Tommy, lo facevo con tutti, come si chiama questa tua amichetta? E Tommy così. Come si chiama questa tua amichetta? E lui di solito fa così quando è in imbarazzo. Il mio imbarazzo invece aumentava, perché mio figlio non conosceva una invitata e il papà stava là e guardava. Mica diceva, si chiama Giancarla, no? Insomma, al terzo tentativo, Tommy, come si chiama? Lui così, faccio, vabbè, non te lo ricordi. C'è creata una situazione di imbarazzo. E padre zitto, dove io ho detto, vabbè, ammazza, tutti se le ricorda, questa sta bambina no. Ho detto, è strano, infatti era un po' sospettoso di questa cosa, che dico, come mai no? Va avanti la festa, facciamo la torta nostra, a un certo punto c'è la torta della festa accanto, io vado a vedere per curiosità, perché lo facciamo tutti, diciamocelo, la torta dell'altro com'era? Invitato. Io non l'ho vista. Ma la torta tranquilla, comprata, non fa. Vabbè. Qua è l'amore di una mamma. Però vabbè, comunque vado a vedere questa torta e vedo il papà che sta lì, questa bambina, ti auguri, e dico, ma come, ma lui non era della festa nostra, ma aveva sbagliato festa, raga, cioè era andata alla festa nostra invece degli altri. Quando si dice non dovete mandare i papà alle feste dei bambini. No, ma intanto almeno ti dico il nome del festeggiato, perché cioè quello si chiamava tipo Giovanni, mio figlio Tommaso, quindi lo sai, no? Di chi è la festa? Di Giovanni, quindi vai a Giovanni, no? Cioè, no, quello è stato lì tutto il festa, tempo. Ho ripensato al momento di imbarazzo. Ha pure magnato, se vuol dire che hanno pure magnato sia lui che la figlia. Infatti, e la figlia veniva a chiederci le cose, tipo voleva l'allestimento, voleva che staccassi dei palloncini, perché lei se li doveva portare a casa. Dico, guarda, scusa, ma mi servono.
magari te li do dopo, ma adesso servono qua. Cioè, voleva i piatti, se li voleva portare, gli ho detto, guarda, ne puoi prendere uno se vuoi, però non tutti, mi servono. Cioè, ma era grandina poi, Tommaso, bambina. Tommaso, si è ricordato i nomi di tutti i suoi amichetti, cioè, tranne di quella bambina, quindi io a fine festa ho capito. In quel momento è stato super divertente, non ci ho pensato. È diventato l'aneddoto della giornata, perché poi quando abbiamo capito siamo morti dalle risate. I regali sono stati pazzeschi, possiamo dire. Belle, questa cosa. Tommy ha ricevuto 1000 regali, tutti ovviamente sul tema Harry Potter. Devo dire che quest'anno siete stati furbi, siete andati proprio a tema, perché avete capito, insomma, dall'invito che era quello il tema del compleanno. Ha ricevuto la casa lì, la sala grande di Hogwarts. Quella sì, quella è da parte di mia mamma. Ma poi ha ricevuto il castello di Hogwarts dei Lego. Regalo, e lo stiamo facendo, dei Lego. Busta dopo busta. Esatto. Con l'aiuto di Tommy, perché qualcuno può pensare che è stato un regalo per Federica, no, ma non è vero, no. Lo fa anche Tommy, no, e gli piace, ovviamente la aiutiamo, è bravissimo quei Lego, Tommaso del futuro, te lo diciamo, quei Lego sei bravissimo. La macchina di Harry Potter volante che sta lì, che è stato sempre un altro regalo da parte della classe, che metteremo poi una volta finito sul castello, cioè quella l'ha fatta praticamente da solo, giusto alcune parti erano un po' più difficili e l'abbiamo aiutato, però devo dire che si mette là, apre il foglietto, piano piano, pezzo per pezzo, li sistema, è molto molto attento. Bravo. Il castello, ragazzi, è veramente complicatissimo, quindi è ovvio che lo aiutiamo soprattutto a prendere i pezzi giusti, perché sono talmente tanti che apriamo la busta, guardiamo quelli che servono, io glieli metto tutti vicino e poi piano piano lui capisce come montarli. Anche perché diciamolo che abbiamo sbagliato anche noi. Mamma facendolo. Io ho sbagliato un pezzo, mamma, io ho dovuto rismontare tutto e riprendere. Poi a un certo punto io gli ho detto continua tu, continua tu che poi io ricomincio dopo. Lui ha continuato con Tommaso, vado, avevano messo male i pezzi, dico ricà, cioè così non va bene. È molto divertente e ci piace tanto farlo con lui, come vi abbiamo detto facciamo proprio una busta per volta, perché non vogliamo che piano ci sia piano. Ce lo stiamo godendo. Esatto. E una volta finito poi, cioè, è solo un oggetto da esposizione, esatto, e da giocare stando attenti ovviamente. E alla fine invece diamo i pezzi di Lego che avanzano dalle buste, perché anche lei ovviamente vuole partecipare, però non le facciamo toccare quello grande, capirete insomma che non è il caso. No, e le diamo quelli là che sono avanzati, e lei devo dire che ci si diverte un sacco, sta lì 2 ore a cercare di mettere i pezzettini. Infatti devo dire che mi è venuta proprio tanta voglia, mi sa che a Natale qua... Io purtroppo con la Lego ho un trauma che racconto qua solo per voi che state guardando questo video. Non lo dice allo psicologo, avevo lo questo a voi. Castello dei pirati bellissimo con le trappole, le fughe. Io ancora non ho capito il castello spade. Dei pirati, però vabbè. Castello dei pirati, la fortezza, no? Ma la fortezza non era dei pirati, era dei cavalieri. Vabbè, cioè, dei pirati. Non ho capito che sta struttura fatto. Dei pirati. Dei pirati. Fatto sta, ragazzi, che un giorno mi è cascata, si è rotta in 1000 pezzi e non me l'hanno più ricostruito. E non te lo potevi costruire da solo? Servono le istruzioni, visto quanto è grosso, come faccio? E in sostanza poi ci sono tenuti i pezzettini, ho fatto qualche piccola fortezza io che ancora ho, con i cavalli, questi pirati, confermo, le barche, i sommozzatori, ciò, che poi sono mozzatori che c'entrano con i pirati, non si sa. Ma e quindi ci giocavo un po' così. Non è un problema, però vabbè. Però ci giocavo spesso con la Lego, bella. Non ho mai avuto la Lego. No! Mai, Adriana e Guido, vergognatevi. Mai, perché mia madre mi diceva sei troppo disordinata. Ecco, allora avete fatto aveva bene. Ragione. No, aveva ragione, cioè aveva ragione, non avrei mai potuto fare i Lego io perché avrei perso tutti i pezzi. Però mi piacevano tantissimo, mi ricordo che una mia amica aveva il set di Biancaneve con la casa di Biancaneve tutta fatta del Lego, cioè io impazzivo, proprio impazzivo. Ovviamente sognavo questo inizio di passione da parte dei nostri figli. Gli trasmetteremo le nostre passioni, dai, sembra normale, che, no? Che devi fare? Come la pista telecomandata che abbiamo fatto a Natale. Era una mia passione, quindi io l'ho trasmessa. È però una cosa bella, dai, Lego alla fine non solo ti permette di costruire qualcosa, ma ti fa passare tanto tempo insieme, cioè chiacchiere, e poi penso sviluppi proprio anche a livello di testa, delle praticità con le mani, delle capacità. Sempre penso. Meglio dei telefonini. Comunque, vabbè, detto questo, chiuso, capito, hai lanciato l'arco e le frecce proprio. Così. Al volo. Vedo l'ora di fai Lego pure con l'Avi. Ma il castello di Elsa, già ve lo dico, a Natale è mio. Il castello di Elsa è mio. Sì, perché lei dice dopo il castello di Hogwarts. Ancora, 4 anni. Lalla mi ha detto, di 4 dopo anni. Il castello di Hogwarts facciamo il castello di Frozen. Che io divido, no. C'ha 2 anni. Vabbè, comunque questo ce l'ha regalato la classe, perché comunque il prezzo era bello impegnativo, quindi che l'abbiamo fatto fare da parte della classe. Bello, bei regali, bella festa, ma soprattutto... Bello Tommaso. Bello Tommaso, perché...
amore nostro. Ci regala tante soddisfazioni, è un bimbo che ascolta, è un bimbo gentile, educato, ha portato buono anche i fiori alla festa della donna, sì, tutta la classe. Ieri ha fatto un disegno per le maestre, oggi gliel'ha portato. Anche per la sua amichetta del cuore ha fatto il disegno. Che qualcuno ha sentito nel vlog del compleanno, ma non diciamo col niente. Non diciamo niente. Ma tu devi vedere lei oggi quando gliel'ha dato. Che ha fatto? Oddio, Tommaso, è per me. Così? Così. E lui... Ci siamo innamorati di questa l'ho bimba. Fatto ieri. Così, l'ho fatto ieri. No, sono molto carini insieme, sono bambini. Madonna, però. Che carina. So, è carino vederli insieme giocare. Ma sì, sono dolci. Molto, molto. Questa bimba c'ha sti occhioni, pure Tommy, gli occhioni. Ho detto a Fede, ho detto, se faranno un fio. Grandi. Occhioni enormi. Cioè. Se sposano, fanno un fio, con due occhi così. Lo vedete Tommy com'è, è un bambino molto giudizioso, è attento e percepisce molto le emozioni degli altri, quindi è molto empatico, va d'accordo praticamente con tutti. In tanti si sono accorti di questa cosa, nei commenti che leggiamo spesso scrivete questa cosa di Tommy, che è molto educato, attento, e ascolta. E questo vi possiamo soltanto ringraziare ovviamente. E vi siete sciolti insieme a noi, insieme a me, in quell'abbraccio che c'è stato il giorno del suo compleanno, quando a fine festa mi ha detto mamma sono felice della festa che mi hai fatto, cioè io proprio... Ho avuto un rilascio di emozioni, non lo so, l'ho visto veramente così felice. All'improvviso poi, eh? Poi all'improvviso stavamo chiacchierando, giocando, è venuto e mi ha abbracciato. Cioè per me è stato tantissimo, veramente. Fa emozionare, capito? È una cosa bella e sono tanto felice, ve lo dico anche a voi, che i nostri figli non abbiano timore di esprimere le loro emozioni. Perché tante volte magari da ragazzini ci siamo sentiti dire non piangere e non strillare e fai silenzio. Cioè invece loro non hanno paura né in negativo né in positivo di mostrare le loro emozioni. Se sono arrabbiati sono arrabbiati, se vogliono piangere piangono. Cioè nel senso sono liberi, capito, di esprimersi. Anche esprimere la felicità, che dovrebbe essere una cosa naturale e bellissima, spesso anche noi adulti magari siamo più timorosi o comunque restii a condividere le cose belle, a dire le cose belle, cioè a dirti grazie, sono felice, ti voglio bene. Io una cosa che gli sto insegnando ultimamente è quello di chiedere scusa, perché dico tu puoi sbagliare, esatto, ci sta a sbagliare, ma poi devi chiedere scusa se puoi riparare. No, perché diciamo questa cosa che magari sta nell'aggiornamento, diciamo, dei 4 anni, no? Abbiamo mischiato un po'. Sì, poi aggiornamento dei 4 anni. Cioè, ultimamente Tommaso quando fa una cosa sbagliata e si rende conto che è una cosa sbagliata si nasconde, cioè si mette tipo in un angolo, si mette da parte e noi gli stiamo spiegando non ti devi nascondere perché non succede niente, se tu sbagli devi renderti conto che hai sbagliato e chiedere scusa, la prossima volta non lo farai allo stesso modo, esatto, perché hai capito l'errore. Senza nascondersi, no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Infatti, vabbè, tutti sbagliano, scusa, la sorella, a me o la mamma. Finisce basta, lì. Finisce tutto là, cioè non è che ci sono discussioni, cioè, ma poi parliamo di errori, che ne so, che tira una cosa, che casca, che magari alla sorella dice no questo è mio, gliel'ho strappata le mani e quindi è una cosa che lui sa che è sbagliata, quindi da parte nostra magari ci può essere un Tommaso così no, non si fa così, e allora lui rimane subito, no? Cioè capisce che ha sbagliato. Speriamo che stiamo facendo le scelte giuste, l'educazione giusta, ci proviamo, nessuno nasce genitore, nessuno nasce imparato, quindi fa tutto parte dell'esperienza, poi lui è il primo, quindi sperimenta tutte le nostre prime volte. Noi cresciamo insieme a loro. Lavinia viene, diciamo, dall'esperienza di Tommy e la sua educazione, Tommaso è proprio il primo su tutto quello che farà. Quindi si è beccato tutto, dai. Noi andiamo mano a mano insieme a lui, cioè seguiamo la sua crescita, seguiamo i suoi sviluppi e cerchiamo ovviamente di fare sempre il meglio in ogni situazione. E di questo compleanno io mi voglio ricordare appunto la sua faccia davanti alla macchina senza parole, perché per me è stata proprio incredibile. Poi quest'estate la porteremo al campeggio, sì, magari adesso la utilizzeremo un po' meno, se non sì, qua ancora vicino. Però non l'abbiamo portata in cantina. No, in cantina no, perché ci giocano. E poi la porteremo al campeggio, quindi magari nei vlog che arriveranno sul campeggio. Arriveranno? Il campeggio ci ha buttato fuori. Questo è da vedere ancora. O ci farà entrare, quindi noi faremo i nostri soliti come vlog solito al campeggio. Non si sa, se qualcuno che l'ha chiesto, non so se ti ho letto i messaggi sì, in direct. Sì, sì, sì. Che ha detto li farete i al campeggio, quando andate a finire. Speriamo. La situazione del campeggio, ragazzi. Non lo sappiamo ancora. Aspettate, perché non sappiamo ancora noi. Non sappiamo ancora noi. Però aspettiamo, dita incrociate, ma vediamo finché non entriamo poi. No, perché quest'anno poi ci vorremmo stare tanto tempo. Cioè, nel senso, vorrei andarci veramente. Però loro sono più subito. Grandi, quindi
ce li godiamo molto di più, e Lavinia probabilmente leveremo sia il passeggino che il seggiolone, e quindi Quest'anno sarà mi sa che andiamo molto a tutto passeggiata. Sì. Mi sa che forse la navetta prenderemo al ritorno, che saranno saranno sicuramente un po' costi. Io già più ci sto pensando, ovviamente. comunque Anche non perché hanno divaghiamo voluto vedere il video troppo. del campeggio pochi giorni fa. Eh sì, è vero, L'hanno dovuto facciamoli vedere. riguardare perché pure loro iniziano a sentire un po' aria di mare. Regà, è primavera, Eh sì. è ufficiale, è primavera. Quindi possiamo salutare, direi, no? Sì, Gli abbiamo detto un po' speriamo tutto. che questa chiacchierata vi sia piaciuta e vi abbiamo detto tutto, lo spero. Sì, Beh, quello che penso ci è venuto in mente in questo momento. Mi raccomando, mettete mi piace, lasciate un commento su cosa ne pensate. di sì. E Iscrivetevi, che in iscrivetevi, pochi per si favore, iscrivono. siete il 60% che state là a guardarci senza essere iscritti. È Ma gratis. che te costa? Stai È là, mi gratis. guardi e ti iscriviti. A Se ti noi. piace, magari guarda e Certo, ti deve certo, no, piacere, certo. perché magari non ti piace, Ovvio, allora se non ti mai ti piace, se ti iscrivi. piace. Però se ti piace iscriviti anche perché per te è gratuito. Per te che guardi senza essere iscritto è gratuito. Per noi invece è una cosa importante perché aiuta il canale. Anche perché lo sapete, questa per noi è una passione. Ma YouTube non ci aiuta, No, quindi aiutateci YouTube voi. sta facendo un po' il Poi ne birichino, parleremo, ne ne parleremo. parleremo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! So, I'm in love with you. What are we gonna do? Vuoi dire qualcosa? Che ti amo. Dai.